Hanno in comune una grande passione per il teatro i ragazzi dell'associazione fanese Happy Days, che sono pronti a portare in scena un nuovo musical. Dopo Mamma Mia nel 2011 e Moulin Rouge nel 2013, sabato 9 gennaio saliranno di nuovo sul palco del Teatro della Fortuna con lo spettacolo Sogno di una notte di mezza estate, tratto dalla celebre commedia di William Shakespeare. L'idea è nata da una full immersion teatrale un'estate in villa e abbiamo fatto una settimana di teatro, di puro teatro. Abbiamo scelto questo tema, poi abbiamo capito che insomma Shakespeare aveva predisposto un attimino l'opera al musical, quindi perché no, proviamo a farci un musical. E da qui poi un anno e mezzo di lavoro, di lungo lavoro, duro, però bello. Un bel percorso. E il percorso è stato portato a termine insieme a un gruppo di 27 interpreti, la maggior parte di età compresa tra i 14 e i 23 anni, ma del cast fanno parte anche una ragazzina di 10 e persone più adulte. Il musical, che ha il patrocinio dell'assessorato alla cultura, inizierà alle ore 21:15, mentre i biglietti possono essere acquistati al botteghino del teatro ad un costo che va dagli 8 ai 15 euro. Abbiamo scelto di lavorare sul testo di Shakespeare perché i ragazzi da tempo, da anni, e si occupano di musical, e leggendo il testo attentamente abbiamo visto che il testo prevede canti e danze. Sono delle musiche, diciamo, più particolari, più ricercate, e delle musiche molto popolari invece. I protagonisti si sono incontrati per ben 3 volte a settimana, un impegno costante, ma allo stesso tempo, come ha detto l'interprete Tommaso Fulvi, è stata un'esperienza formativa. Il principale scopo del gruppo è divertirsi insieme, lavorando e cercando di dimostrare al pubblico e alle persone che vengono a vedere, speriamo tanti giovani, che esiste un modo di divertirsi alternativo, divertente, formativo, che potrebbe darti anche una passione e una possibile attività lavorativa se coltiverai questo tipo di ambiente, se continuerai a studiare. Speriamo che accorrerete in numerosi.